Io vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Tisci e il Presidente Aboli per quanto riguarda l'iniziativa che sono venuti a proporre a Perugia in tema di solidarietà, perché questo è un momento importante, particolarmente drammatico per la nostra terra, e quindi la Federazione che ha voluto proporre questa partita amichevole dei nazionali permette di porre l'accento e accendere i riflettori su una situazione che tutti conosciamo essere drammatica. È molto importante l'orario in cui è stata scelta la partita, perché è 12:30 di martedì 14, per dare le possibilità ai studenti delle zone di Perugia, ma anche di Norcia, Cascia, e ci sarà anche una delegazione di Ascoli Piceno che assisterà alla partita, quindi l'alto valore formativo rispetto a questo evento è, include appunto la partecipazione di persone che hanno subito in prima persona l'evento subito. Quindi vorrei l'accento sull'aspetto educativo, morale e formativo della partita stessa, e ringraziamo di nuovo e compreso anche il Comune di Perugia, ovviamente, nella persona dell'assessore allo sport Emanuele Visco. Grazie mille. Per l'attenzione, gli amici della stampa, ringrazio il Perugia Calcio per l'ospitalità all'interno di questo suggestivo scenario, che è una particolarità che possiamo offrire a Perugia, quella del museo, e la Lega e la Nazionale per la sensibilità avuta nello scegliere la nostra città per questo tour e per questo incontro, del tour della rappresentativa della Lega di Serie B e in questo incontro importante con la Nazionale Under 20 in avvicinamento ai mondiali. Mi auguro che, insomma, è stata fatta una cosa particolare, nel senso, normalmente le partite non si giocano alle 12:30, ma è un incontro rivolto soprattutto ai ragazzi, quindi mi auguro che le scuole abbiano la sensibilità di raccogliere questa occasione per far assistere a questa giornata di festa e di comunità, perché oltre ai ragazzi delle scuole perugine, ovviamente saranno ospitati, grazie all'iniziativa della Lega che sta organizzando un servizio navetta, anche i ragazzi delle scuole di Norcia e di altri comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Quindi un'occasione per consolidare questa unione che è stata lanciata anche con forza, no? Dal Perugia Calcio, che vedete gioca nelle maglie, con le maglie con Love Norcia, con il simbolo Love Norcia, per ricordare che il calcio, che è un momento di divertimento, di festa per tutti, offre anche l'occasione di un veicolo mediatico per non abbassare la tensione, non il giorno successivo in cui l'attenzione era alta da parte dei media di molti, ma anche nei periodi successivi, che sono i più difficili, quelli della ricostruzione post-sisma. È l'occasione anche per avvicinare i più giovani ai valori dello sport in una giornata di festa per stare insieme, e che contribuisce in quel percorso di rinascita e ricostruzione di una comunità che proviamo come amministrazione, con lo sport come con altre occasioni, a valorizzare. Lascio per le considerazioni tecniche agli esperti del settore,
rivolgendo appunto un appello anche alla città, nel senso che ovviamente la partita è aperta anche agli appassionati, non limitata e riservata esclusivamente ai ragazzi, che però sono il centro e l'obiettivo della iniziativa di Lega e della nazione. Grazie. Grazie assessore, lasciamo la parola all'assessore Stefani per un discorso tecnico importante. Sì, questo impegno ci permette appunto di visionare i nostri ragazzi la prima volta che facciamo, diciamo, una rosa solamente di anni 97, proprio per l'avvicinamento al mondiale, perché come saputo il torneo quattro nazioni possiamo anche contare su alcuni ragazzi del 96. Come dicevo prima Massimo, non avremmo dovuto avere nessun impegno in questo mese, e invece questa partita sarà molto, molto utile a noi, proprio perché l'ultima volta che abbiamo avuto l'impegno era a novembre, per cui è già molto tempo che questi ragazzi non stanno insieme. E, per cui vediamo l'avversario è importante, più grande, praticamente è una partita di Serie B contro quasi l'altra Serie B, perché quasi tutti i nostri ragazzi sono di questa categoria, e vediamo di visionare e di vedere a che punto sono con la preparazione. Poi sono a disposizione di tutte le domande. Grazie mister, intanto riceviamo la stessa domanda invece a mister Fischetta. Buongiorno, innanzitutto ringrazio chi ci ha ospitato in questo luogo, questa location che ha una società di una grande tradizione, cioè Perugia è una società tra le più importanti d'Italia. È la prima volta che vedo un museo e devo dire che sia io che Chicco siamo rimasti così estremamente meravigliati di come l'avete organizzato e di quanta storia calcistica c'è in questo luogo. Quindi veramente complimenti. La partita di domani sarà in un grande stadio, quindi di martedì sarà in un grande stadio, quindi i ragazzi avranno tutta la visibilità, come diceva Chicco, e l'occasione per mettersi in mostra, soprattutto i 97 che incontreranno dei ragazzi di un anno più grande, che sono i 96, e quindi sicuramente ci sarà una bella partita. Ecco. Spero che chi ha sofferto in questi momenti in questa zona per due ore e mezza staccherà la spina e troverà solo il divertimento. Ecco, io spero che sia solo questo poi la vera ragione per stare qui. Ecco, divertire una popolazione che in questo momento è in grossa difficoltà. Quindi mi auguro che tutte le scolaresche, i ragazzi vengano e si divertano, e poi sarà nostra responsabilità farli divertire. E su questo credo non ci sia problema. Anche io sono a disposizione di tutte le domande possibili. Grazie. Okay, grazie mister. Ci sono domande? A parte di... No, c'era, però posso aggiungere una cosa che forse abbiamo dimenticato nell'iniziativa, che il giorno precedente, quindi il 13, sempre su, fa parte, diciamo, del pacchetto di iniziativa della Lega, è stata scelta una scuola di Perugia, che è l'Istituto Liceo Scientifico Galilei, nella quale si svolgerà, diciamo, un incontro-confronto con i ragazzi sui valori dello sport e sulla correttezza, sui valori dello sport e su un confronto anche, diciamo, sull'attività giovanili nelle scuole e le attività giovanili sportive. Quindi insomma l'iniziativa è coordinata oltre che dal mio assessorato, anche insieme a quello scolastico, dal collega Vaghe, che non è potuto essere presente oggi perché è impegnato in attività istituzionali, ma insomma c'è un momento di confronto formativo e poi il giorno dopo la grande festa della nazionale e della rappresentativa di Serie B. Ok, grazie assessore. Sì, una domanda per mister Fischetta.
La convocazione di Panagioli del Perugia ci racconta insomma cosa. Sì, è arrivata diciamo all'ultimo. Io avevo convocato Mancini, che già lo conoscevo, insomma, lo conoscevamo, perché questi ragazzi che arrivano in Italia comunque hanno la maggior parte un trascorso di nazionali giovanili, dove io e Chicco lavoriamo da circa 7 anni, credo, Chicco. Quindi li conosciamo tutti. E avevo convocato Mancini e Zerbi, però Zerbi fortunatamente per lui mi sembra che stia giocando, è andato al Genk, cioè una società di Serie A, quindi complimenti a lui, perché era un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista, qualità tecniche ma soprattutto qualità umane, quindi gli auguriamo la miglior fortuna possibile. Mancini si è infortunato, quindi parlando anche col direttore sportivo non c'erano più elementi che potevano così rientrare in quell'età, quindi allora proponiamo un ragazzo giovane che, a cui voi fate affidamento, che lo vedete in prospettiva, e mi hanno indicato questo ragazzo Panagioli, che poi ho preso in formazione, un ragazzo sicuramente di prospettiva, dove la società ha investito. Quindi la mia priorità è sempre quella di aiutare le società comunque ad una collaborazione per dar visibilità ai ragazzi e anche dargli, se possibile, un futuro. Ecco, poi dipendono da loro quando vanno in campo, poi sono loro che devono dimostrare. Ecco, però ecco, sono contento di aver portato questo ragazzo, adesso staremo a vedere come si comporterà, anche perché ha 3 anni meno degli altri, quindi però staremo a vedere. Grazie, mister. Altre domande? Sì? Signor Devani, anche la ricetta. Voi rappresentate il calcio del futuro e in questo momento mi sembra di cogliere che sta aumentando l'attenzione delle grandi società sui ragazzi giovani italiani. Ecco, e che è un aspetto fondamentale che si riflette poi anche sull'educazione dei ragazzi nelle scuole calcio. Ecco, come vivete questo momento e se avete suggerimenti da dare sempre per implementare questo atteggiamento, questo trend che sta diciamo coinvolgendo il calcio italiano. Rispetto a qualche anno fa le cose sono nettamente migliorate, perché lo si vede dalle società e dal minutaggio che permettono a questi nostri giovani di avere, per cui è un vantaggio anche nostro, cosa che prima era molto difficoltoso, perché tutti i nostri ragazzi, quasi tutti, non giocavano. Per cui era un processo inverso, eravamo noi che dovevamo, una volta la nazionale sceglieva i giocatori più bravi e più e già che giocavano. Questo qualche anno fa dovevamo essere noi a far capire alla società che forse avevano tra le mani dei talenti e dei giocatori importanti. E questo fatto che adesso cominciano a giocare per noi è tanta una soddisfazione, ma ci troviamo anche giocatori quando arrivano molto più preparati e più esperti. Posso? Grazie. Sì, pesantissimo. Vabbè, concordo pienamente con quello che dice Chicco. Adesso, diciamo anche in maniera esagerata, propongono dei ragazzi, finalmente, perché non so per quali cause, dicono la crisi, a questo punto benedetta crisi, insomma. È chiaro che c'è anche un impoverimento della Serie A proprio come a livello di qualitativo, che permette a questi ragazzi di poter, dopo un campionato di Serie B fatto bene, di imporsi anche in un campionato di Serie A. Ci siamo allineati a quello che è l'Europa, insomma, quindi in Europa vediamo tanti giocatori giovani esordire, e quest'anno devo dire, come ricordava Chicco, gli ultimi 2 anni, 3 anni, insomma, tanti ragazzi giovani, anche a nostra così, che non ce l'aspettavamo, perché poi la formazione di un ragazzo passa per forza in vari step, però ci sono dei ragazzi che veramente anche a noi hanno stupito, perché sono andati a giocare in Serie B, hanno fatto dei buoni campioni in Serie A, addirittura Gagliardini è un esempio, insomma, Gagliardini 2 anni fa faceva fatica a giocare a Spezia, poi è andato a Cesena, ha fatto un grande campionato, perché è passato sia da Chicco che da me, e poi si è imposto all'Atalanta, ha fatto 15 partite, è andato all'Inter, insomma.
c'è questa grande voglia di proporre giovani, ecco, io spero che duri, ecco, solo questa, il mio pensiero è solo quello, il mio consiglio, e spero che duri al più lungo possibile, perché effettivamente forse l'Italia ha un patrimonio che tante volte è nascosto e nessuno lo va a cercare. Io credo che Chicco, ecco, diceva quello che tante volte noi dovevamo far vedere, che nel giardino di casa c'era qualche fiorellino buono, e adesso sono loro che li cogliono e che li seminano, ecco, diciamo meglio così anche perché noi lavoriamo un po' di meno su questo. Grazie. Grazie, prego signor. Volevo confermare questa inversione di tendenza, nel senso che anche la federazione crede in questo progetto dei giovani, tant'è che ha istituito dei centri federali territoriali, qui a Perugia ne abbiamo uno, credo sia, immagino che voi l'abbiate visto per quanto concerne l'allenamento, ma è un progetto strutturale in cui la federazione crede molto. I centri federali attualmente ce ne sono 10 in Italia, ne stanno aprendo altri 10, nel 2020 dovrebbero essere 200 in tutta Italia, proprio per permettere, cioè non permettere la cosiddetta dispersione dei talenti, nel senso che la federazione è molto attenta, quindi vedendo i ragazzi lavorando in un certo modo, uniformato in tutti i centri federali, quindi con una metodologia unica, condivisa e riconosciuta anche dalle nazionali maggiori, perché noi facciamo riferimento sostanzialmente alle nazionali giovanili, quindi questo è un progetto che permette una prospettiva di futuro rispetto a questa inversione di tendenza e soprattutto all'attenzione rispetto ai giovani. Quindi c'è una metodologia, adesso non sto qui a tediarmi nello specifico, però è molto importante perché è un primo progetto nazionale riconosciuto a lungo termine. Da qui a 8 anni saranno tanti giovani che parteciperanno a questi centri federali, e con la supervisione appunto delle nazionali speriamo di invertire la tendenza, di cominciare a vedere i nostri talenti, scoprirli e valorizzarli. Grazie. Ci sono altre domande? Sì. Grazie, buongiorno, Mupis, Agenzia Sport Economy, buongiorno ai presenti, all'assessore Ivani e Massimo Piscello. Una domanda per Massimo: sono passati 6 anni dall'inizio del progetto di Bitalia, quali sono i punti di forza e su che cosa si può ancora lavorare? E poi una domanda per Ivani sul tema dei vivai: come si può ulteriormente valorizzare questo prodotto azzurro, questo prodotto italiano, magari portando, mutuando qualche bella idea che arriva dalla Spagna piuttosto che dalla Germania o dall'Inghilterra, che sono i mercati di riferimento. Grazie. Ma questi 6 anni, entriamo nel 7º, sono praticamente, vanno paralleli di pari passo al presidente Abodiak, lui che ha quasi imposto una politica puntata soprattutto sui giovani, quindi abbassando la media d'età e soprattutto creando quel salary gap che ha determinato anche un aiuto verso le società, perché prendendo dei giovani i costi si abbassano, però il discorso che facevi prima, ti accorgi che anche i giovani in Italia ci sono, quindi credo che da 6 anni sia stata questa la mentalità che ha prodotto tanti ragazzi, cioè da qui a 6 anni io ricordo sono entrato che c'era Immobile, Verratti e Insigne, insomma, a Pescara, quindi da lì tutto quello che è venuto dopo è venuto soprattutto per la categoria, che ha dato la possibilità ai giocatori giovani bravi, perché al giovane bisogna metterci sempre vicino la parola bravo, meritevole, che ha fatto vedere il proprio valore, gli ha dato la visibilità in un campionato di Serie B, che secondo me è l'ultimo gradino di formazione per un giovane che si affaccia poi al campionato maggiore, che è quello della Serie A. Insomma. Quindi credo che siano stati 6 anni di collaborazione soprattutto anche con le nazionali giovanili, Under 20 e Under 21 in particolare, quindi lavoriamo praticamente in parallelo, e quindi sono stati 6 anni molto molto interessanti e molto proficui, soprattutto per i ragazzi. Spero che continui, ecco, questo io dico sempre così, perché l'Italia è un paese che tante volte si morde la coda, insomma, quindi adesso siamo, come diceva il nostro amico, è la base, centri federali è una base importante, questa base poi deve
chiaramente è una piramide, i più meritevoli devono arrivare a certi livelli, quindi la base è larga, perché i centri federali sono una cosa importante, perché ti dà l'idea di quanto materiale umano hai a disposizione e poi sta proprio al materiale umano emerge. Quindi è questo, insomma. Io, continuare il settore giovanile, vedrei di buon occhio, per dire, una seconda squadra, per permettere proprio alle società di finire il loro tra virgolette, prodotto, il loro giocatore. Perché purtroppo, quando tante volte, spesso, e anche della mia squadra, molti ragazzi escono dalle primavere, vanno in Serie B o in Serie C, fanno fatica a giocare. E allora per permettere loro di essere ancora più, di acquisire ancora più esperienze, di finire la loro crescita, ogni società potrebbe utilizzare appunto questa seconda squadra, che secondo me sarebbe positiva. Perfetto, grazie. Se non ci sono altre domande. Posso fare una domanda all'assessore? Una cosa velocissima. Lei prima parlava all'assessore del messaggio che avete apposto sulle maglie del Perugia. Perugia apposta sulle proprie maglie. Esatto. Ma ci saranno altre iniziative di vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma come assessorato allo sport nelle prossime settimane, o per il momento è questo? No, c'è questa, ma nel senso che dal giorno successivo la città di Perugia, insomma, ha avviato una collaborazione con gli altri comuni umbri colpiti dal sisma, di supporto sia tecnico sia logistico, perché sono ospitati ancora molti cittadini, soprattutto di Norcia e Cascia, nelle strutture alberghiere di Perugia. Proprio la settimana scorsa con il sindaco di Norcia abbiamo fatto un giro per gli alberghi, incontrando tutti i residenti che sono ospiti nelle strutture alberghiere di Perugia. Abbiamo attivato alcune iniziative insieme al Perugia Calcio. La prima è stata appunto quella della posizione del messaggio Love Norcia, che ha avuto una grandissima visibilità. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare sia l'associazione Love Norcia per l'attività che sta facendo, sia la società, in particolar modo il presidente Santo Padre, che su questo si è speso dal primo secondo, insomma, un istante dopo, con la generosità umana che lo caratterizza. È stato tra l'altro dal Perugia devoluto anche l'incasso della partita successiva con il Trapani, mi pare di ricordare, nelle giornate. Siamo andati nell'ambito del progetto della Lega, diciamo, abbiamo un po' deviato il progetto della Lega è un giorno per la nostra città, abbiamo eliminato una data dalla città di Perugia, spostandola su Norcia, dove abbiamo incontrato sia i ragazzini delle scuole elementari, sia i centri anziani. Abbiamo portato, insomma, un po' di momento di felicità in un momento, quello di agosto, ancora, insomma, agosto-settembre, in cui era abbastanza complicata la gestione del sisma, ecco. Quindi poi, da qui altre iniziative, ovviamente c'è sempre la massima disponibilità a metterle in campo, cosa che sentiamo. Devo dire che c'è stata una grandissima solidarietà nazionale, ma anche regionale, in questo senso, nel senso che penso che si possa dire che non sono stati lasciati soli, almeno per quello che vale, insomma, l'aspetto umano e comunitario dei comuni limitrofi. Grazie mille, signor Pannaccio. Grazie, e non solo. Anche ad esempio da Torino è arrivato un invito da parte della società Venaria, la Reale di Venaria, che sta nella cintura nord di Torino, vicino allo stadio, allo Juventus Stadium, invito per i ragazzi di Norcia. L'invito per un torneo nazionale 17, 18, 19 febbraio, al quale però purtroppo hanno dovuto rinunciare per, diciamo, una situazione oggettiva non proprio di serenità e tranquillità. Quindi questo vi fa capire qual è la cardinale tornasole del loro stato d'animo.
sono stati invitati, tutto gratuito, con delle squadre importanti, sottolineo Sorrenti, Juventus, Torino, Genoa, Atalanta e così via, però non hanno ritenuto di partecipare. Questo mi fa capire qual era stato l'intenzione, anche perché i ragazzi sono stati distribuiti nel territorio umbro, i ragazzi di Noce in particolare, alcuni al Lago, alcuni a Magione, alcuni a Ponte San Giovanni, sono tutti stati ancora, insomma, sono in una situazione forte di salio. Questo fa capire qual è il loro stato d'animo, tutto qua, grazie. E che comunque colgo l'occasione per ringraziare la società venaria la Reale di Torino per l'invito. Grazie mille, ci siamo, prego a Simone e Mina.